E allora, ancora una volta, ciao, buon pomeriggio da Sanremo, qua nello studio di Radio Number One. Io ho un ospite graditissimo che è il sindaco Bianchieri qui di Sanremo. Buongiorno sindaco e benvenuto. Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori. Allora, signor sindaco, siamo insomma dopo la seconda giornata, non so, chi è Sanremo? Sembra che siano passati 6 anni da quando è cominciato il festival. Dal punto di vista dell'amministrazione come sta andando? Ma diciamo che è una settimana magica, no? Per Sanremo, indubbiamente siamo impegnati già dagli ultimi, come giustamente ricordato, che sembra già che sia un mese che siamo lavorando in festival, in realtà sono pochi giorni, il lavoro da fare è tanto, ma siamo soddisfatti, cioè le presenze sono ottime, la promozione del territorio sta andando come desideravamo, sta andando molto bene con un grandissimo Carlo Conti e Maria De Filippi, cioè noi siamo soddisfatti. Ecco, c'è anche il lato sicurezza, no? In questi giorni vedevo ad esempio insomma, la via Matteotti con le barriere che ora sono predisposte, qualche giorno fa ho intravisto un drone enorme della polizia. Insomma, c'è anche molta attenzione da questo punto di vista, no? Beh, sta un grandissimo lavoro su questo, approfittiamo anche per ringraziare tutte le forze dell'ordine presenti, la polizia municipale, che stanno facendo un lavoro enorme anche in una maniera, possiamo dire, discreta, nel senso quasi non ce ne accorgiamo, però in realtà ci sono tantissimi uomini, centinaia di persone, c'è questo drone che è una cosa innovativa, per la prima volta si utilizza, dunque stanno anche sperimentando le nuove forme, ci siamo preparati, ecco, perché comunque l'evento Sanremo è Sanremo, ci c'è molta attenzione, ma cerchiamo anche di dare la sicurezza necessaria. Ecco, signor sindaco, approfittiamo della sua presenza per una cosa, no? Festival di Sanremo la città di Sanremo è il festival, ovviamente, tutti conoscono probabilmente l'appuntamento con la Milano-Sanremo, quindi con il ciclismo, facile venire qui d'estate ovviamente con la dotazione di spiagge, se dovessimo fissare, non so, uno, due, tre momenti durante l'anno lontani da quelli abituali, no? Quali potremmo ricordare? Ma io mi vengono in mente in questo momento, giustamente al di là dei cari fioriti, Milano Sanremo, questi eventi, allora, estate intanto c'è un evento importante legato al jazz, che certo. È rinato quest'estate, sarà la terza edizione, con uno sponsor importante, non so se possiamo dirlo per radio, Uno Gas, esattamente, e insieme alla partecipazione ovviamente anche del Comune di Sanremo, e questo ci teniamo particolarmente perché è un momento di musica importante. L'altro aspetto che mi viene in mente è la nostra pista ciclopedonale, cioè noi abbiamo questa 24 km che adesso aumenteranno, di pista ciclopedonali che vuol dire che partono da Ospedaletti e arrivano sino quasi Imperia, ed è un qualche cosa di importantissimo, perché il martedì e il sabato e la domenica abbiamo tantissimi francesi che vengono, ma vengono anche per la pista ciclopedonale, e tantissimi stranieri che sono attratti da questo. Poi c'è anche tutto il mondo legato alla mountain bike che collega l'entroterra, dunque vuol dire Sanremo è sicuramente conosciuto a livello turistico, ma ci sono tantissime altre attrazioni. Poi abbiamo la fortuna di avere nell'arco di 5 km delle cose straordinarie, da un campo da golf, un campo di equitazione, impianti sportivi, ecco. E Sanremo è tutto questo, come giustamente ricordava, dall'entroterra al mare, tantissime cose da fare per tutte le famiglie. Sindaco Bianchieri, nei giorni scorsi lei ha incontrato il sindaco Pirozzi di Amatrice, no? Che da primo cittadino, ma poi anche da cittadino, tra virgolette, normale, no? Che sensazione le ha dato l'incontro con questo sindaco vulcanico che sta lavorando tantissimo perché non si dimentichi? Ma tanto è una persona a livello, forse è stato in questi, diciamo, da quando è iniziato il festival è stato l'incontro più emozionante che ha avuto, e sicuramente rimarrà tale, perché è una persona concreta, una persona che mi è piaciuta molto perché è anche attenta a non farsi strumentalizzare da tutto questo, dunque mi ha dato veramente un approccio positivo come persona, ma sicuramente ti ha dato anche con le sue parole, con i suoi occhi, con il suo sguardo, l'idea di quello che ancora oggi lo stato in cui sono, e dalla volontà, la forza di andare avanti. Dunque secondo me ha fatto benissimo, benissimo a stare lontano dai palcoscenici, ma a utilizzare i mass media, tutta l'attenzione mediatica per non dimenticare Amatrice, ma dimenticare tutti quei comuni che in questi ultimi mesi purtroppo sono stati toccati da questi tragici eventi. Sindaco Bianchieri, prima di lasciare andare le faccio un'ultima domanda. Qual è l'impresa più difficile che sta affrontando la sua amministrazione? Ce ne sono diverse, no? Perché poi in questo momento noi siamo nel pieno di un porta a porta spinto che è poi in realtà è la raccolta differenziata, perché Sanremo, adesso non mi ricordo esattamente i dati, ma partivamo dal 28%, adesso siamo intorno al 45% e cresceremo ancora nei prossimi mesi. Dunque è un momento delicato, perché ogni volta che si cambia qualcosa, specialmente a Sanremo, ma in tutta l'Italia ci sono sempre i vari dimugugni e cose, giustamente, però è un qualche cosa importante. Dunque questo è una cosa. Poi abbiamo dei progetti importanti
importanti legate al porto, legate ad altre cose che ci stiamo veramente lavorando e siamo vicinissimi proprio per una trasformazione della città. Dunque ci sono tante cose, ma in questo momento se vai dico il porto a porto, perché è qualche cosa che forse non sempre si parla spesso. Abbiamo fatto una scelta importante di andare verso un'azienda pubblica e rimanere lontano da un'azienda privata per una nostra scelta politica, ma è soprattutto cercare di arrivare ai limiti che l'Europa ci chiede giustamente, e assolutamente dobbiamo arrivarci per una questione di, siamo nel 2020 praticamente, non possiamo più pensare di andare avanti con discariche e cercando di non porre attenzione su questi problemi. Allora, grazie sindaco Bianchieri, sindaco di Sanremo, che è stato con noi, e buon lavoro per il resto della settimana. Grazie, grazie a voi e grazie soprattutto per il lavoro che fate per noi e per il festival. Grazie, da Sanremo è tutto, ci ritroviamo più tardi.